Bentornati su Master of the Lamps, episodio numero 13. L'altra volta avevamo salvato proprio in questa posizione. Ci manca solo la base della lampada d'oro per completarla e poter forse così rientrare in possesso del palazzo di luce che ci spetta di diritto. Andiamo a giocare, siamo a livello 41. Salatura arriva fino a qua, eh. Ma già immagino che questo livello sarà super difficile. Lo scorso livello l'abbiamo fatto senza trucchi, ricordate, senza usare i nostri poteri. Stavo andando bene però, eh. Stavo andando bene. Da questo secondo tentativo iniziamo a usare i salvataggi. Se no sto gioco non lo finiamo mai. Oppure salvato poco prima di morire, quindi mi sa che ho salvato in un punto dove sono destinato sempre a morire. Mo' mi provo a buttare su. Vedete? Niente. Devo rifare tutto il livello da capo. Il salvataggio non è servito a niente. Ho sprecato il salvataggio, praticamente. Salvo. Cacchio, sono andato lontanissimo senza salvare. Quindi un bel pezzettone che avevo recuperato mi tocca rifarlo. Che avevo superato, mi tocca rifarlo. Andiamo. Che non ho trovato un punto ideale dove salvare. Salvo qui. Salvo. Ce l'ho quasi fatta. Sono morto invece. Ok, ho salvato in un buon punto però, mi sa, eh. Sì. Dai. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, questo è l'ultimo enigma. Questo è l'ultimo enigma musicale. Dopodiché ci abbiamo anche la lampada d'oro che ci permetterà di catturare quest'ultimo genio marrone, che è un po' un genio, diciamocelo. Ok, andiamo a sentire, vediamo un po' se riesco come l'altra volta con l'orecchio, perché l'altra volta incredibilmente sono riuscito con l'orecchio, semplicemente ascoltando le note musicali, a capire quali fossero i gong, che non è facile perché io musica non l'ho studiata, io sono un caprone in musica, è solo una cosa di intuito, ok? Quindi ho idealmente un orecchio assoluto, ma idealmente non si sa se è così, perché musica non ho mai studiata in realtà, quindi andiamo a provare. Alziamo un po' l'audio. Sono tutte qua, sono tutte nella parte bassa. Quindi prima pare arancione. No, il primo è giallo. No, è verde chiaro il primo. No. Quindi orecchio assoluto un paio di balle perché non ci ho preso proprio. Il primo era il verde chiaro. Ok.
E qua sarà dura fare quest'ultima parte. Eh? Andiamo, quindi. Il primo è il verde chiaro. E me lo segno, perché sennò qua... VC, verde chiaro. Poi si va ancora più in basso, quindi sarà, non so, giallo o arancione. Casino. No, verde chiaro. Giallo. E blu. Verde chiaro, giallo e blu. Ok. I primi tre sappiamo. Ma il problema sono le altre. Allora, verde chiaro, giallo e blu sei i primi tre. L'altro pare un altro verde chiaro. Blu, poi proviamo un altro verde chiaro, sì. Verde chiaro e l'altro è azzurro. Ok. Ne sappiamo 5 su 8, però ce ne mancano ancora 3 da sapere. Allora, qua non sto usando i salvataggi in quest'ultima sezione. Dobbiamo quindi iniziare quindi col verde chiaro, poi giallo, blu. Verde chiaro, giallo, blu, verde chiaro, azzurro. Blu. Verde chiaro. Azzurro. Poi sono gli ultimi due e uno alto. Poi no, giallo era giallo. Ah, io ho detto arancione, invece era giallo. L'altro probabilmente o arancione o rosso, l'altro. Oh, regà, qua è tosta, eh. Ok. Riandiamo. Allora, verde chiaro, giallo, blu. Verde chiaro, giallo, blu, verde chiaro, azzurro, giallo, rosso e azzurro poi, no? Sì, l'ultimo era azzurro! Oh, la corona, regà! Ma non è la fine, c'è scritto. C'è scritto che non è la fine. Allora, stavolta non ci ha dato più un pezzo. Allora, ci abbiamo tutte e tre le... Come vedete, tutte e tre le lampade in basso a sinistra, da cui anche quella d'oro, dove sono intrappolati tre geni malvagi ora. E ci ha dato, ci ha regalato una corona. Vedete che sopra c'è anche una gemma... viola, tipo, non lo so, un lapislasso, non so che cacchio è. Ci abbiamo la corona in testa sotto, vedete, però dice questa non è la fine, perché il gioco non è finito, ma dobbiamo raggiungere il palazzo di luce, e quindi ci sarà l'ultimo livello in cui dobbiamo raggiungere il palazzo di luce. Io ho salvato la posizione, no, ma perché non è? Beh, non mi fa più niente, dice non è la fine, e mo? Il palazzo di luce come lo raggiungo? Non mi fa più muovere niente. Dice, questa non è la... non posso muovere il personaggio, regà. Però mi cambia porta joystick. Insomma, ho messo in porta 1, ma non succede nulla. E mo che devo fare?
Dice, questa non è la fine. Cos'è che manca allora? Devo fare l'ultimo livello, no? Livello 43 non me lo fa fare. Ho premuto F1. Mi fa ricominciare l'1, ma perché? Aspetta, ricarichiamo qua. Ma perché? C'è qualcosa che non va. Perché sono rimasto così? Ci dovrebbe essere un ultimissimo livello in cui devo raggiungere il Palazzo di Luce, raga. Che cacchio succede? Allora, ragazzi, mi sono documentato. C'è una cosa piuttosto strana. E in sostanza, a quanto pare, questa è una versione che è diversa da quella dove si vede il Palazzo di Luce. Perché, a quanto pare, questa era una sequenza finale non definitiva. Questa versione qui, che venne distribuita all'epoca negli anni 80 e che tutti avevano questa versione, pure io, però ce l'avevo in versione edicola, quindi tradotta in italiano. Questa qui è una versione probabilmente che fu leakata, sarebbe che fu passata in maniera irregolare da uno dei recensori che doveva recensire sto gioco, la passò in giro e non era la stessa versione che invece uscì nei negozi, nella quale c'era l'intro che abbiamo visto nella puntata 10, che io pensavo fosse l'intro della versione americana, ok? Quindi in sostanza questa qui che abbiamo giocato noi è la versione review, la versione che veniva data ai redattori per fare gli articoli nel 1985. Cosa facciamo? Io mi sono fatto un mazzo tanto per arrivare fin qua. Adesso però ci andiamo a vedere la sequenza. Abbiamo visto l'intro della versione definitiva nella puntata 10, che io pensavo fosse quella americana. Adesso ci andiamo a vedere la sequenza finale della versione definitiva. Andiamo a vederla. Andiamo. Ecco qua c'è il genio che viene a risucchiare la lampada d'oro. Alziamo un po' il volume. Questa è la versione americana, sentite un po' più veloce. Ok, questo è l'ultimissimo livello. Dopo aver completato la lampada d'oro, bisogna fare quest'ultimissimo livello in cui si deve raggiungere il Palazzo di Luce. Andiamo a vedere. Oh, aiuto! Allora, quest'ultimo pezzo non l'ho giocato io, l'ha giocato Mingray, c'è scritto, per il C64 Game Video Archive. L'ho shippato dall'archivio, perché? Perché io non mi posso rifare tutto il gioco, raga. Cercate di capire, il gioco però l'ho finito, quindi non è colpa mia. Ok, andiamo a vedere la sequenza. Non finisce più sto livello finale, eh? È lunghissimo. Ok, è finito il livello finale, andiamo a vedere. Il palazzo è tutto distrutto, guardate, il palazzo è tutto dimesso e distrutto. Il nostro eroe preme 3 volte sul gong e magicamente il palazzo ritorna ai suoi antichi splendori e il gioco finisce. Per questa volta è tutto, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo gameplay. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao ragazzi, alla prossima e vai!